Abbiamo imparato che l'inflazione rappresenta l'incremento generalizzato e prolungato del livello dei prezzi, seguito dal calo del potere d'acquisto della moneta. Appare automatico pensare che la soluzione a questo fenomeno sia quella di cercare di abbassare i prezzi dei prodotti in maniera diretta e quindi andare incontro a un fenomeno di deflazione, che appunto indica una riduzione generalizzata e prolungata del livello dei prezzi. Questo evento, che si presenta già raggiungendo un tasso di inflazione pari a zero, però, va a minare l'attività produttiva, perché il calo dei prezzi mette i produttori nella condizione di dover scegliere tra ottenere minori profitti o diminuire la quantità di prodotti da offrire nel mercato. In questo modo si rischia di andare incontro a stagflazione, crasi letteraria dei termini stagnazione e inflazione, cioè un rallentamento dell'economia in generale dovuto a un calo nella produzione, negli investimenti e nell'innovazione. In sostanza, si avrebbe un ristagno dell'intera economia. Ma allora com'è possibile contrastare il fenomeno inflazionistico? Nella lotta all'inflazione, l'obiettivo principale quindi non è abbassare i prezzi, ma stabilizzarli, in modo da scongiurare fenomeni di inflazione e deflazione. Le misure dirette a ridurre l'inflazione, stabilizzando i prezzi, sono diverse, in base alla causa che ha generato l'inflazione stessa. Queste misure prendono il nome di politiche antinflazionistiche e di seguito ne elencheremo alcune. Una prima possibile politica antinflazionistica è la politica dei redditi, che rappresenta un insieme di misure con cui lo Stato tenta di moderare il reddito di lavoro dei lavoratori dipendenti e il margine di profitto degli imprenditori. In questo modo vengono limitati gli eccessivi consumi generati da una larga disponibilità di denaro e il successivo incremento dei costi di produzione e quindi dei prezzi. La politica dei redditi prevede un accordo tra i lavoratori dipendenti, rappresentati dai sindacati, e gli imprenditori, attraverso i relativi portavoce, in cui lo Stato fa da garante affinché entrambe le parti rispettino le condizioni pattuite. Secondo questo accordo, chiamato anche patto sociale o concertazione, i lavoratori accettano di ottenere un aumento della retribuzione solo in proporzione all'aumento della produttività media delle imprese e gli imprenditori si impegnano a non aumentare i prezzi dei prodotti. Se i salari o stipendi crescono di pari passo con la produttività, gli imprenditori riusciranno a mantenere costante il proprio margine di profitto e non saranno costretti ad aumentare i prezzi dei loro prodotti. Inoltre, la stabilità delle condizioni economiche, sia per i dipendenti che per i datori di lavoro, dovrebbe incentivare questi ultimi ad effettuare investimenti che contribuirebbero a sviluppare l'economia del paese. L'applicazione del patto sociale può incontrare delle criticità per alcune imprese, perché il livello di produttività cambia in base al settore e al tipo di azienda. Infatti, ci sarebbero imprese più produttive rispetto alla media nazionale, per cui gli imprenditori otterrebbero margini di profitto superiori, e imprese meno produttive, per cui gli imprenditori otterrebbero margini di profitto inferiori alla media nazionale e quindi sarebbero portati ad aumentare i prezzi dei prodotti, rendendo vano l'intento del patto sociale. Una seconda possibile politica anti-inflazionistica è la politica di controllo dei prezzi, utilizzata in passato per contenere gli effetti di crisi economiche, guerre e carestie. È una misura in cui viene stabilito, mediante opportune leggi, un calmiere, cioè il prezzo massimo di vendita di beni di largo consumo. Questo strumento, che in alcuni casi accompagna una politica dei redditi, caratterizzata da un blocco della retribuzione dei lavoratori dipendenti, tende a salvaguardare questi e i pensionati dal continuo innalzamento dei prezzi dovuto all'inflazione. In questo modo, stabilizzando la domanda dei consumatori, vengono mantenuti entro un certo limite i costi di produzione e di conseguenza i prezzi dei prodotti, perché il margine di profitto degli imprenditori non viene intaccato. Calmierando i prezzi è possibile dare un freno all'abuso da parte dei venditori nell'innalzamento dei prezzi di vendita, in virtù del desiderio di maggiori profitti, che potrebbe sfociare in un'inflazione da profitti. La politica di controllo dei prezzi però rappresenta alcuni limiti, tra cui la difficoltà nell'attuare un controllo totale dei prezzi per tutte le merci. Solitamente solo alcune categorie di beni vengono controllate sotto questo punto di vista. In genere sono beni molto richiesti dai consumatori o beni prodotti da imprese che possono permettersi di aumentare i prezzi rispetto alla media.
la tensione sociale, causata dal permanere di questa tipologia di misura antinflazionistica per lunghi periodi di tempo, perché limita in un certo senso la libertà commerciale degli imprenditori interessati. Lo squilibrio tra domanda e offerta. Si assiste a un eccesso nell'offerta di prodotti il cui prezzo è calmierato a una soglia più alta del relativo prezzo di equilibrio nel mercato perché, essendo stabilito un prezzo più alto, i produttori riescono ad ottenere margini di profitto più consistenti e quindi cercano di produrre e vendere quanti più prodotti possibili. Si assiste invece a un eccesso nella domanda di prodotti il cui prezzo è calmierato a una soglia più bassa del relativo prezzo di equilibrio del mercato, perché avendo fissato un prezzo più basso, i consumatori reputano molto più conveniente l'acquisto di tali prodotti e quindi ne aumentano le richieste. Condizioni di prezzo notevolmente basso possono portare all'insorgenza di un mercato nero, in cui i prodotti calmierati vengono sottratti e rivenduti a prezzi più alti. Talvolta questo problema viene alimentato anche dall'esaurimento di tali prodotti nel mercato tradizionale. Il considerevole incremento dei prezzi quando su di essi cessa un controllo durato a lungo, in quanto i produttori provano a ripristinare i loro profitti. Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione uno strumento informativo chiamato Osservatorio dei prezzi e delle tariffe, con il quale cerca di rendere il consumatore consapevole dell'andamento dei prezzi dei prodotti di largo consumo e del fenomeno inflazionistico.